Oggi non, non mi va di essere ironico, oggi sono incazzato e basta. E vi spiego anche il perché. Ieri sera la Comunità Europea, l'Eurogruppo, non è riuscita a varare gli Eurobond, ribattezzati visto il periodo drammatico che stiamo attraversando, Corona Bond, che sarebbero una sorta di finanziamento, di prestito nei confronti dei paesi che più ne hanno bisogno. Un prestito però garantito da tutti i paesi della comunità europea, anche per dare un senso alla parola comunità. No? Bene, a dire di no sono stati, tra l'altro gli eurobond erano stati auspicati recentemente anche da, dal nostro, questo è un orgoglio nazionale, genio Mario Draghi nei confronti dei, del quale la Lagarde è una come dire, è, una, è una, 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 una. vabbè, non faccio paragoni per, per bontà, per, per compassione nei suoi confronti. Dicevo, eh, hanno detto di no alcuni paesi del nord dell'Europa, della comunità europea e dell'est, eh, non c'è da stupirsi, ma anche e soprattutto i tedeschi. Allora io vorrei un attimo ricordare come hanno inciso i tedeschi sulla storia degli ultimi cento anni. I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale, i tedeschi hanno provocato la seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno sterminato 6 milioni di ebrei nelle Camere a Gas e i tedeschi ancora oggi hanno questa loro... Arroganza, spietata, oggi in termini economici, ma sempre quello che di considerarsi una, una razza superiore, quel, quel criminale con i baffetti diceva ariani. Ecco, ancora oggi si sentono superiori, non possono cedere al prestito nei confronti dei poveracci, per carità. No? Allora, oltretutto, se poi si considera il fatto che, come pare ormai accertato, il paziente zero di questo maledetto coronavirus è un tedesco, e, e lì veramente i coglioni girano proprio in maniera vorticosa, allora io vorrei ricordare ai tedeschi una cosa. Appena finita la seconda guerra mondiale, la comunità internazionale, eh, se avesse ragionato, con questa loro eh, incredibile eh, ciclica arroganza, e, e non invece con la pietas umana con la quale ragionò, e avesse richiesto gli effettivi danni di guerra ai tedeschi, oggi i tedeschi vivrebbero tutti nelle bidonville. Riflettiamo su questa cosa. Quindi, grazie a Dio, sono italiano. Sì, saremo cialtroni, saremo anche mafiosi, come dicono i tedeschi. Ma, ma siamo empatici, siamo umani. Quindi, grazie, grazie di essere italiani e non tedeschi.